Ciao ragazzi e ragazze, qua Kenaz The King nel mio canale, eccoci con un nuovissimo video. Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno visto l'ultimo video, ma in generale tutti i video, perché uno youtuber è grazie appunto ai propri utenti se va avanti. Nel mio bilancio preventivo avevo inserito che in un mese avrei fatto sì e no 15 iscritti, invece questo mese come lasso di tempo non è ancora passato, pertanto sono già 25 iscritti, che è un'ottima cosa, ben oltre le previsioni. Le visualizzazioni vanno più che bene. Comunque, due video hanno superato le 30 visualizzazioni, singole, quindi in un video solo. E ho notato anche che nell'ultimo video, quello su Meagle, ho beccato il mio primo non mi piace. Allora, uno youtuber piccolo è molto poco probabile che ottiene un non mi piace da qualcuno. Io penso, presumo, il 99%. Che sia opera di coloro a cui ho spammato il video dicendo che lo stavo registrando, di salutare in camera, non di guardare il video. Presumo sia stato uno di loro, poi non so, ma io vorrei dire semplicemente a tutti quanti, no? Indipendentemente se sono loro o un'altra persona a cui magari non è piaciuto il mio video, che se appunto non piace il mio video, non è che dovete semplicemente cliccare il non mi piace e ve ne fuggite a gambe levate. Dovete scrivetene, cioè se io dico lasciate un like o un commento. Non è che se voi cliccate il non mi piace non dovete lasciare un commento, cliccate il non mi piace e commentate, dite a me non piace questo video per Tizio, Caio Sembroni, per questo, quest'altro e quest'altro ancora. È tutto qui. Detto questo, oggi giocheremo Slenderman Must Die, che è una versione diversa rispetto allo Slender tradizionale, ve lo spiegherò poi in video cosa differisce, un po' tutto. Spero che il video vi piaccia, buona visione. Questa musichetta veramente tenebrante ci accompagna della home di Slenderman Must Die. Io direi subito di iniziare, perché già questa musichetta mi fa terribilmente cagare addosso. Quindi play, il primo capitolo su Sanatorium, che è un po' diverso dalla Sanatorium di Slenderman normale, differisce per alcuni aspetti. Ora vedrete il gioco. Per la nostra armetta. Ecco, cosa differisce dallo Slenderman tradizionale? Il fatto importantissimo che mentre nello Slender tradizionale voi non potete uccidere lo Slender, in questo qua invece sì. Cioè quando vi comparirà, voi sparate dei colpettini e lui cadrà come una pera cotta. Questo qui è morto col suo mestro, che è totalmente per terra, agonizzando senza. Porta. No, dobbiamo trovare la chiave. E dove sarà questa chiave? Cazzo, questa musichetta. Oddio, io vi giuro, innanzitutto questo qua è più brutto, praticamente di una fusione tra Moira Orfei e Platinette. Quando ho giocato per prima volta, io l'ho giocato due volte, giusto per capire come giocarci, per non essere uno sprovveduto, ma non è che ho fatto il pro, no? Già sapendo dove sono tutte le pagine. Praticamente quando ho visto quella maschera la prima volta, tipo, ho avuto talmente tanta paura che mi è partito un colpettino nel mouse, no? E ho sparato un colpo. Ragazzi, cioè, mi sono cagato addosso in maniera allucinante. E io sto registrando, no? Due cose, perché sto registrando la webcam, il microfono e il gioco. Praticamente brutalmente parato, ma non pensate che non spawnerà di nuovo, eh. Spawna ad intermittenza. Penso con una sua logica, che penso di aver capito. Ora ve la spiegherò dopo. Qua che praticamente è stato invece ucciso dal premestro della moglie, perché
sia che ogni qualvolta noi andiamo in un posto, quali dovrebbero essere le chiavi della porta? Poi ci andremo dopo. E la logica penso che sia che ogni volta che noi andiamo in un posto dove c'è nelle vicinanze una pagina, lui spunta. E che è una logica già più sensata rispetto a quella dove ti spawna. Più pagine prendi nello studente tradizionale, più tu prendi pagine, più praticamente lui ti appare in intermittenza. Quando voi state a 7 su 8, vedete lui che vi spawna da dietro così, dal nulla, vi incula e giustamente gli scappano i bestemmioni. Perché voi siete andati una sola pagina dall'impresa, no? Invece qua, no, perché qua lo sapete già dal rumore, in sottofondo, quando lui spunta, vi spawna sempre da dietro, ma quindi col rumore voi percepite, no? Sapete già che dovete girarvi. In un certo senso è un gioco più, in un certo senso è anche più logico, ma comunque decisamente più semplice. Qua dobbiamo semplicemente prendere le pagine, 8 pagine, sono pagine gialle, bianche, senza nessuna scritta, proprio. Non ce l'ha come Voldemort, senza naso entrambi. C'è una roba proprio fierissima, guarda. Ragazzi, che dobbiamo andare dove c'è quella porta, ma innanzitutto vuoi fare un po' un giro. Poi, ragazzi, io direi di andare ora in quella porta. So che verrò inculato. Non può durare.
spiegano che mettono assieme ragazzi, siamo già a 7 su 8, ma tanto non ce la farò più perché cioè io 7 su 8, poi c'è l'ultima pagina che praticamente impieghi tipo un'ora e mezza a trovarla. E siccome io non voglio far durare il video un'ora e mezza, direi anche che appunto magari noi lo cerchiamo per un po' di tempo, dopodiché possiamo anche, perché se non penso che la troverò, magari cerchiamo 1 o 2 minuti così, giusto per dire che l'abbiamo cercata, perché se non la troverò, perché l'ultima pagina è sempre uno sclero, proprio uno sclero continuo. Io sì, nella porta sono andato. Penso che lo troverò. Sommato, ragazzi, voi non potete sentire, ma io c'ho tipo il cuore che batte a 3000. Che, vi giuro, mi fanno cagare sti giochi, mi fanno cagare addosso. Musichette che quando tipo appaiono quelle cose proprio delle robe incredibili, io veramente mi cago addosso. Allora, io direi che possiamo anche, ma qua è apparso lo Slender, che significa che la pagina potrebbe essere qua nei dintorni. Il problema è che io non trovo dov'è. Cioè, non la trovo. Cioè, io dovrei praticamente invocare tutti i santi tramite una bestemmia. Cercare la pagina quando l'avrò trovato, oppure non so, magari se vi è piaciuto già il video così non avete bisogno di cercare l'ultima pagina. Su YouTube ci sono tanti tutorial, poi vi farò il secondo capitolo, ve lo porterò direttamente. Sì, beh, effettivamente sì, dai, alla fine vi è bastato, l'importante è non essere morti, che è già un grandissimo risultato, non essere morti, e va bene così, ecco. Quindi direi che possiamo anche fermarci qui con il video. Direi che possiamo anche fermarci qui, sì. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi. Ve lo ripeto, io sono disponibile anche a fare collaborazioni con youtuber, con altri qualsiasi altri youtuber, possibilmente molto più grandi di me, per ovviamente motivi di pubblicità. Sono disponibile, basta che me lo scrivete nei commenti o mi inviate, forse sarebbe meglio, un'email privata, quindi al mio indirizzo privato, che lo potete vedere tra le informazioni di YouTube del mio profilo, cliccando appunto informazioni, potete vedere lì per richieste commerciali. Vi scrivete lì, io in poco tempo vi rispondo e appunto dirò se accetterò o meno la richiesta che voi mi inviate. Detto questo, spero che il video veramente vi sia piaciuto, perché ci metto tanto, tanto, tanto impegno. Al di là dei mi piace o dei non mi piace, io ci metto sempre tanto impegno. Ho tanti problemi di registrazione ogni volta, quindi rifarle anche 5-6 volte è veramente una scocciatura. E penso che molti ca mi capiscano, perché anche loro abbiano gli stessi problemi. Spero, ci vediamo noi al prossimo video. Bella.